Ciao a tutti amici e bentrovati. Allora, probabilmente alcuni di voi che mi seguono nei vari social network o che hanno avuto modo di seguire l'improvvisata che ho fatto in web radio ieri sera, in un momento di scherzo, ho detto: sapete che vi dico? Faccio un episodio di web radio in singolo, senza Karim. Quindi un radio tizio show invece di un radio tube show. Comunque, chi ha avuto modo di seguirmi sia in quella piccola iniziativa che in generale nei social network sa quanto io stessi rosicando per non essere ancora andato a vedere il film di Avenger. Vedevo tutti che ne parlavano, io che cercavo di tapparmi le orecchie, di non sentire spoiler, di non vedere recensioni, bastardi, vi ho odiato tutti. E niente, era previsto che andassi stasera, però non ce l'ho fatta. Mi ero trovato in centro con una mia amica, che anche lei è molto appassionata, ho detto: sai che c'è, andiamo adesso. Quindi abbiamo praticamente aiutato quelli del cinema ad alzare sulle serrande. Siamo entrati tipo con 3 ore d'antino, 3 ore d'anticipo, no, ma comunque con un'oretta abbondante di anticipo del cinema. Ci siamo messi lì, vediamo i Vendicatori, vediamo i Vendicatori, e ci siamo visti i Vendicatori di Avenger. Quindi volevo condividere con voi alcuni punti di vista. Dividerò il video in due tronconi: un troncone per chi ancora non ha visto il film, è indeciso, lo vedo o non lo vedo, e appunto per dargli la decisione di andarlo a vedere, e quindi senza spoiler. Un'altra parte del video, un pochettino più spoilerosa, dedicata a chi ha già visto il video e che magari vuole condividere tra amici qualche suggestione. Ok, parliamo del film. Era un film su cui c'erano tantissime aspettative, perché è il primo film di supereroi corale. È vero, ci sono stati già film di supereroi con dei gruppi, quindi penso ai due film sui Fantastici 4, ai vari film sugli X-Men, a Watchmen. Però sono tutti gruppi nati come gruppi, per cui gli X-Men non sono tanti eroi singoli che si formano e creano gli X-Men, per quanto comunque Wolverine abbia una grandissima fama anche da singolo. Stessa cosa per i Fantastici 4. I Vendicatori invece è un gruppo di all-star, soprattutto dal punto di vista cinematografico, perché in un film unico ficcare Hulk, Thor, Capitan America e Iron Man, ragazzi, veramente vuol dire tantissimo. E le aspettative verso i Marvel Studios erano altissime. E così come le aspettative e anche i dubbi che può dare un'idea del genere, perché io per primo, da appassionato, sapevo che sì, i film dei supereroi sono divertenti per me che sono un appassionato, però non sempre sono dei film riusciti. Però l'appassionato basta che vede due o tre cazzotti, veste che vede il suo personaggio nei fumetti ed è contento, no? Quindi vai senza avere troppe aspettative dal punto di vista fumettistico, no? Chiedo scusa, cinematografico. Vai da appassionato. Invece devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso, perché The Avenger è un film bello, ben fatto, ben diretto, la sceneggiatura fila liscia senza alcun problema, Joss Whedon ha avuto delle idee geniali, lo script è suo e di Zack Penn, veramente, veramente tanta, tanta roba. Uno degli altri dubbi che c'era sul film era la presenza di Iron Man, nel senso che molto probabilmente tutti quanti pensavano: questo sarà un film in cui non ci possono essere troppi leoni nella stessa gabbia, per cui ci sarà uno che prevarrà. E quel qualcuno tutti quanti puntavano su Tony Stark e Robert Downey Jr. E quindi molti pensavano che questo film sarebbe stato Iron Man e i suoi fantastici amici. E invece è comunque vero che la direzione data al film è molto simile a quella data ai film di Iron Man, per cui umorismo e momenti di azione si bilanciano bene. Ed è anche vero che il personaggio di Robert Downey Jr. fa la parte un pochettino del leone, è vero questo. Però è molto più bilanciato il tempo tra i vari personaggi e le varie interazioni tra i personaggi di quanto credessi. Me lo immaginavo molto più sbilanciato a favore di Iron Man. Pensavo che si scegliesse addirittura per
di narrare da un punto di vista di uno di loro e che quel punto di vista fosse il punto di vista di Tony. Invece è stata una bellissima sorpresa da quel punto di vista. Che dire, il cast è tutto molto interessante. Vabbè, Robert Downey Jr. non lo possiamo neanche, cioè, cosa ve lo dico a fare? Tra l'altro, bellissimo il siparietto piccolino con Pepper Potts, ovvero Gwyneth Paltrow. Che tenerina, che carini, eh? Molto bello. Poi chi c'è? Abbiamo Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, che comunque alla fine ci sta, nel senso che Thor non è un personaggio di per sé carismatico dal punto di vista della parola, è un personaggio che deve avere presenza fisica, e la presenza fisica assolutamente Thor ce l'ha. Samuel L. Jackson si fa un pochettino da parte per lasciare lo spazio alle prime donne, ma comunque la sua parte la fa. Addirittura mi è piaciuta Scarlett Johansson, che non pensavo, che pensavo sarebbe stata una cagna pazzesca, citando Boris, invece no, mi è piaciuta nel ruolo della vedova nera. Un po' molto cliché, del tipo, credi che l'hanno fregata, poi l'ultimo ti ha fregato lei. Però ci può stare, non mi dispiace. Anche l'Occhio di Falco non è malaccio, perché comunque il suo doveva essere un ruolo in disparte, molto meno gaglioffo di quanto è l'Occhio di Falco fumettistico. Poi c'è l'agente Coulson che fa una bella bella parte, mi è piaciuto tanto. È l'unico che sto... Ah, ecco, dimenticavo, Mark Ruffalo è stata una grandissima sorpresa. Io pensavo non sarebbe stato all'altezza di Edward Norton, di cui ha preso il ruolo in corsa, invece è stato veramente veramente bravo, quasi servile al suo ruolo, non ha voluto fare protagonismi. Se vogliamo dare una colpa a Robert Downey Jr. è che ha plasmato Tony Stark su di se stesso, sono due persone e personaggio sono molto simili, ma a parte quello, l'unico che non mi dispiace, non riesco a trovare totalmente incollato nella parte, è Chris Evans nel ruolo di Capitan America, perché forse probabilmente neanche il costume aiutava granché, ma tralasciamo il costume, che può piacere o non piacere, a me non è piaciuto. Quello che voglio dire è, Capitan America non ha bisogno, c'è una scena in cui, non è uno spoiler però, un poliziotto chiede chi sei tu per darci degli ordini, si trova Capitan America che aveva appena dato degli ordini su come organizzare la situazione, e praticamente si risponde da solo vedendo Capitan America combattere contro 3-4 in contemporanea. Capitan America non ha bisogno di questo tipo di cose. Vuoi perché comunque nell'universo fumettistico Capitan America è famoso, è più importante del presidente degli Stati Uniti, è quello che vuoi. Però di per sé lui emana stelle e strisce dal corpo. È veramente l'esempio del sogno americano, dell'autorità, no? E Chris Evans invece, il suo Capitan America è ancora il Capitan America del film di Capitan America, cioè un eroe per caso, un qualcuno che si trova un potere più grande di sé che non riesce a gestire completamente, no? E quindi dici, non lo so, non mi ha convinto. Poi ci sono alcune scene in cui effettivamente è molto Capitan America, però ad esempio c'è anche un pezzo che è stato anche spoilerato nel trailer, in cui si vede un confronto verbale tra lui e Tony. In teoria, nel fumetto, un confronto verbale o comunque ideologico tra Tony Stark e Steve Rogers finirebbe alla pari. Invece nel fumetto, nel film, purtroppo Robert Downey Jr. la fa da padrone, è il ragazzetto che parla con l'uomo che ne sa, quando in realtà nel fumetto sono tutti e due uomini che ne sanno, perché Steve Rogers si è fatto la Seconda Guerra Mondiale, è il più vecchio lì, no? E quindi questo non è una cosa che... è l'unico che ho trovato un pochettino scollato. Altra cosa, tantissimi, me compreso, pensavano che il film sarebbe stato Ultimates il film e quindi si sarebbe preso a man bassa dalla saga di Millar e Hitch di Ultimates. Il dubbio era ovvio che nascesse, visto che per l'iconografia di Nick Fury si è scelto di utilizzare non la versione classica, ma la versione proposta da Brian Hitch e Mark Millar per l'universo Ultimate. Per cui utilizzarono veramente
le sembianze di Samuel L. Jackson nel film di Shaft, ci ficcarono la benda e dissero: questo è Nick Fury. E allora, poi dopo nei film hanno messo Nick Fury a fare veramente quella roba. Però non è quello il Nick Fury Ultimate, no? Cioè, non è quello l'universo di Nick Fury vero e proprio. Però invece il film ha molto meno di quello che credevo dell'universo Ultimate e ha tantissimo, ma proprio tantissimo, di quello che riguarda l'universo classico. Quindi alcuni elementi come può essere il Tesseract barra cubo cosmico che abbiamo già visto nelle storie, nel film di Capitan America, altri elementi che non vi posso dire perché sennò sono spoiler, ve li darò nella seconda metà del video, e soprattutto i caratteri dei personaggi, perché nei film singoli noi vediamo un unico eroe, vediamo Iron Man, vediamo Thor, vediamo Capitan America, e quindi non ci è molto chiaro qual è il tipo di eroe o comunque l'archetipo a cui fanno riferimento. Vedendoli in contrasto, e ci sono parecchi momenti di contrasto tra di loro, c'è una scena in cui possiamo notare veramente tanto questa cosa, riusciamo a vedere le differenze tra i personaggi e sono stati veramente bravissimi lo sceneggiatore, il regista, tutti quanti, a rendere queste differenze di personaggi. Per capirci, Iron Man, Tony Stark, è uno che mentre sta parlando e sta facendo lo sbruffone, ti sta studiando tutta la situazione, è già 3 passi avanti, è veramente un futurista. E questo è stato reso molto bene. Capitan America, invece, è un leale, è un buono, è uno che esegue l'ordine, poi lo mette in discussione magari dopo, no? Però è un soldato, poi ha un po' più di iniziativa il Capitan America dei fumetti, però fondamentalmente è un soldato che esegue l'ordine. Thor invece è un uomo fuori dal mondo e fuori dal tempo, e anche questo è stato reso benissimo. Hulk è un represso, per sua volontà deve essere un represso, no? Un qualcuno che deve sempre gli fanno il buffetto, dai, sei simpatico, dai, gli danno magari la. E lui, sì, grazie. Che poi in realtà, perché se si incazza diventa l'essere più potente dell'universo, là magari meglio stare tranquilli, no? E tutto questo è stato reso benissimo. Nick Fury è un figlio di puttana, ma nel senso buono, però è un figlio di puttana, perché è uno che per arrivare al suo fine, per combattere la sua guerra, è disposto a tutto e tu a veramente a mandare a cagare pure i suoi comandanti, perché la sua guerra e la sua battaglia è giusta. E questo è stato reso veramente bene. Un plauso soprattutto per la caratterizzazione dei personaggi. Un film molto bello che alterna momenti di epicità e momenti proprio in cui ti immedesimi nella tensione. C'è un momento che dici veramente è finita, non c'è più nulla da fare, e in cui ti senti veramente partecipe di questo momento. E momenti invece di assoluta ilarità. E questo appunto secondo me è stato molto preso dalla saga di Iron Man. Scene bellissime, effetti speciali, io pensavo tutti quanti, vabbè, sono andati al ribasso. No, no, ma discreti, cioè comunque molto buoni per i canoni attuali. Cos'altro dire? Alcune scene che sono veramente epiche, appunto la scena che si è intravista nei trailer in cui si trovano tutti uniti a combattere, mancava soltanto qualcuno che dicesse: Vendicatori, porca puttana, uniti! Però questo non era normale che non ci fosse. Poi nel film ogni tanto li chiamano Avengers, però per fortuna ogni tanto li chiamano Vendicatori, e quindi sono contento anche di questo, perché avevo il dubbio che li fossero semplicemente The Avengers, invece no, Vendicatori, sono contento. E niente, adesso da questo momento in poi, spoiler. Spoiler, spoiler, spoiler. Ragazzi, ma avete visto che c'è alla fine, quando il vero mandante di Loki, chi cacchio è? Porca miseria, Loki è mandato da Thanos. Thanos, il guanto dell'infinito, il guanto dell'infinito con le cazzo di gemme dell'infinito, che tra l'altro si sono intravisti nel film di Thor. Voi avete idea di che potenziale di storia abbiamo davanti per eventuali sequel? Cioè,
Io quando ho intravisto quella faccetta viola che fa il sorrisetto e guarda verso la telecamera, ho detto: oddio, oddio, oh mio Dio, è lui, è lui, è lui, è lui, è Gianni Bui. Cioè, in confronto Loki, che è comunque un figo, mi sono dimenticato di dirlo nella parte precedente, pazienza, chi non ha visto quella parte, sti cazzi. Cioè, voglio dire, Loki fa la figura della scarpetta. Poi vabbè, ci sono dei momenti, i momenti comici più belli, ragazzi, è vero che sono quelli con Hulk, porca miseria, quando c'è Loki tutto incazzato, fermo, tu stai parlando con un dio, io sono Loki, figlio di... Boom, boom, boom. Intanto quello l'ha già preso per il mantello e lo sta stendendo come la tovaglia la domenica dopo pranzo. È stata una scena bellissima, hanno riso tutti. Bellissimo anche il fatto che facciano intendere che la base dei Vendicatori molto probabilmente sarà la Stark Tower, visto che l'unica lettera rimasta in piedi è la A di Avengers. Commovente e toccante, oltre le aspettative, la morte di Phil Coulson, che è stato il legante di tutti i film dedicati ai Vendicatori, un personaggio che nel fumetto non c'è, ma che comunque è riuscito a guadagnarsi i suoi fan. Ma comunque, questa è una piccola anticipazione. Per gli amanti del personaggio lo troverete nell'imminente, almeno in Italia imminente perché in America sta già uscendo, serie a cartoon dell'Uomo Ragno, Ultimate Spider-Man. Troverete l'agente Coulson. Piccola anticipazione. No, dicevo, molto toccante ed è stata probabilmente la molla che ha spinto i Vendicatori a nascere perché... Se non riusciremo a salvare questo mondo, lo vendicheremo. È anche dedicato alla figura di Coulson. Veramente, veramente toccante anche quel momento lì. Poi, tra l'altro, col cannone che ricorda il distruttore, molto, molto bello. Gli alieni, dico soltanto due cose al volo sugli alieni. Quando si sapeva che Loki avrebbe utilizzato degli alieni, perché comunque le anticipazioni c'erano, dicevano tutti quanti: sono gli Skrull, gli alieni in mutaforma. E ad avvalorare questa tesi c'erano anche delle immagini che erano girate in rete su un progetto abortito, di un videogioco dedicato ai Vendicatori. Tra l'altro, peccato perché l'hanno abortito perché era carino, potevi utilizzare, cioè, un FPS con i Vendicatori. Fighissimo. Alcuni dei nemici erano degli Skrull, no? Invece, alla fine erano i Chitauri. I Chitauri che sono la versione Skrull nell'universo Ultimate. Ma alla fine sposta poco perché tanto si sapeva che sarebbero stati soltanto i proiettili da mandare, no? Gli Skrull, i Chitauri, poi tra l'altro di questo film hanno nulla dei Chitauri dell'universo Ultimate, non li vedi mai fare mutaforma. Anzi, per assurdo, assomigliano molto alla razza aliena Kree, ai Cree, che è una razza aliena dell'universo Marvel, battagliera, guerriera, tutti con la corazza molto simile a quella che appunto indossavano nel film. E boh, secondo me più che Chitauri o Skrull, secondo me sono Kree. Addirittura quella specie di astronave vivente che loro si portano dietro, quel brucaliffo che si portano dietro, a me ricorda le astronavi viventi, cos'era, degli Shi'ar? Non lo so, qua chiedo agli esperti, ai nerdoni più propensi di me. Altre cose che mi vengono in mente... Ah, ecco! Quello che forse è l'unico difetto, un piccolo vizio di forma che do a Joss Whedon, però lo giustifico anche, vi dico qual è. Nei film precedenti ci sono, soprattutto nel film di Iron Man 2 e di Thor, dei momenti di arresto, dei momenti in cui ti dici: cacchio, ora come farà questo personaggio a entrare, perché sicuramente entrerà, nel cast di Avenger. Nello specifico, in Iron Man 2 si ritiene Stark non adatto al progetto Vendicatori perché ha il suo carattere, quello che volete, e quindi farà solo da consulente. Nel film di Thor, addirittura Thor, per evitare problemi, distrugge Bifrost, che è il ponte arcobaleno, passaggio con con i restanti mondi, tra cui Midgard, la Terra. Ah, tra l'altro, che bella è la scena quando si trovano Thor e Hulk.
dopo una battaglia assieme, poi comunque Hulk un pugno in faccia glielo dà, no? Comunque, a parte questo piccolo aneddoto, quindi tu ti dici, nel film degli Avengers spiegheranno questa cosa. Josh Whedon come l'ha spiegata? Non l'ha spiegata. Cioè, Thor arriva nel mondo terreno senza che viene spiegato come. Iron Man, vabbè, dai, ci serve in fondo, dai, dai, vieni con noi, vieni con noi. E quindi si sono saltate quelle spiegazioni che secondo me erano dovute. Però posso capirlo, perché comunque c'è tanta carne al fuoco, hai poco tempo per mettere sul film, allora dai, dai, tagliamo la testa al toro. Come è arrivato Thor? Non lo so, chi se ne frega, è arrivato, via. E poi ultima cosa bellissima però di questo film è gli scontri. Cioè, questo film è orgasmo nerd perché c'è Hulk contro Thor, c'è Thor contro Iron Man, c'è un Iron Man contro Capitan America, c'è Thor che tira una martellata in faccia a Hulk, ma Hulk gli fa comunque il culo. Porca vacca, queste sono le cose che rendevano figa la Marvel, che sono eroi, che si vogliono tutti bene, però qualche scazzottata ogni tanto esce fuori. Comunque, 21 minuti, ho parlato tantissimo, sicuramente ho dimenticato qualcosa, poco male. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per adesso è tutto. Tanti cari cose. Ciao cari, ciao cari, ciao cari.